La campagna della TGR Tour Terra e Sapori in collaborazione con il Touring Club. Oggi andiamo a Matino in provincia di Lecce, dove hanno sdoganato gli insaccati di mare. Un insolito modo di trattare il pesce in cucina di cui ci parla Antonio Gnoni. Sembrano normali salumi e invece sono originali insaccati di pesce creati dallo chef salentino Danilo Romano e dai suoi fratelli Pamela e Valerio, che da anni in un laboratorio artigianale di Matino nel Leccese hanno avviato la produzione di questa autentica leccornia. L'idea dell'insaccato di pesce nasce dal recupero del pesce azzurro sotto una nuova forma. E in pratica ho utilizzato la tecnica, quella del contadino che trasformava la carne sotto forma di salami, di insaccati, e quella del pescatore che utilizzava la salamoia per fare le acciughe salate, le sardine salate. Un prodotto di qualità realizzato con l'impiego di tecniche innovative, in parte simili a quelle adottate per la produzione dei salumi. Trasformiamo il pesce azzurro, viene macinato, tritato e condito con delle spezie di macchia mediterranea come l'aglio, il mirto, il rosmarino e l'alloro. E dopodiché, dopo circa 60 giorni, i prodotti diventano dallo stato crudo allo stato stagionato e si conservano per oltre un anno. Numerosi gli insaccati già creati con il pesce spada, il tonno, la ricciola ed uno anche spalmabile nato dalla fusione del pesce con i pomodori secchi. Prodotti d'eccellenza venduti in Italia e all'estero, ma proposti anche nel ristorante di famiglia. Gli insaccati di pesce officina che abbiamo preparato si possono realizzare il tagliere, che è un piatto classico che ormai è di tendenza, dei primi piatti tipo la carbonara di mare, che è fatta con uova di ricci freschi anziché delle uova di gallina, e anziché del guanciale utilizziamo lo spadino, che è questo qua, oppure si può fare la matriciana officina, che è fatta con salsa di pomodori gialli, sempre pesce spada tagliato a bastoncini, oppure dai ritagli che rimangono da questi insaccati si possono condire dei primi piatti a base di legumi con le verdure di stagione. Un progetto di successo che cresce di giorno in giorno, ben radicato sul territorio, ma che guarda con speranza al futuro. In realtà abbiamo dei sogni che stiamo cercando pian piano di realizzare, quello del franchising officina. E in pratica, per chi vuole realizzare o continuare il nostro business con il food truck, quindi per preparare dei prodotti da street food, quindi è un ottimo prodotto per chi vuole realizzare una gastronomia senza l'utilizzo delle fiamme.